Ehi là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Io sono Ali e io sono Auri e siete su Ali Auri Channel, con un nuovo mega haul. Perché abbiamo fatto tantissimi danni a partire dalla skincare, dal makeup, dalle scarpe, veramente di tutto e di più. E quindi abbiamo deciso di accumulare un po' dei nostri ultimi acquisti e di farvi vedere all'interno di questo mega haul. Anche perché Ali era un po' che non lo facevamo. Hai ragione, poi noi siamo un po' shopaholic. Specialmente io, e per fortuna che c'è Ali che mi frena, se no questi video sarebbero ogni settimana. E lunghi 30 minuti. In ogni caso noi vi ricordiamo di seguirci anche su Instagram, TikTok, aliauri.channel. PS, volevamo anche ringraziarvi per i 140.000 iscritti qua su YouTube. Stiamo crescendo veramente tantissimo e non vediamo l'ora di arrivare ai 150. Uscirà un mega speciale. Noi vi ricordiamo che se avete anche intenzione di acquistare qualche nostro prodottino, basta scrivere una mail a ordini@aliauricianel.it e la risponderemo se ci sono quei prodotti che vorreste acquistare. Bisogna iniziare. Iniziamo con un negozio che noi ormai adoriamo. Infatti ogni volta che entro mi chiedono: ma hai la tesserina? Sì, purtroppo certo, Platinum molto probabilmente. In realtà un ordine l'abbiamo fatto online e dopo poco siamo andate in negozio a fare altri danni. Sì, perché mi serviva una cosa e quindi ho detto vabbè dai, faccio un giretto in negozio giusto per poi fare. Abbiamo preso 30 cose, ma finisce sempre così. Queste qui sono cose prettamente di skincare barra cura per i capelli. Allora iniziamo da un prodotto che compriamo da sempre, è burro struccante di Clinique, che è perfetto, esatto, per levare il mascara, perché così non dovete utilizzare i dischetti struccanti che comunque vanno a inquinare. Usate le manine sante, vi pulite e poi vi risciacquate il viso. Però in realtà esistono di 3 misure, questa qui non è neanche la più piccola, ne esiste ancora una più piccolina e quindi noi pensavamo che questa fosse la full, invece ce n'è una grande così che ci conviene andare a comprare la prossima volta. Però almeno questa è più facile da portare in giro tra, esatto, Milano, Verona, Verona, Milano. Ovviamente avevamo utilizzato anche quello a carbone. Sì, però onestamente è fastidioso perché gli asciugamani diventano neri. Poi sia io che Lauri abbiamo preso questo siero rosa di The Ordinary, che vedevamo tantissimo su TikTok, volevamo troppo provare, anche perché dovrebbe andare a rimpiazzare quella l'acido ialuronico, che dovrebbe essere per la barriera cutanea. E proprio è rosa, voi vi mettete in faccia una cosa completamente rosa. Wow, è bellissimo, stupendo, fantastico. L'ho utilizzato un paio di volte e onestamente mi trovo bene. Poi un prodottino che Lali non voleva che comprassi, ovvero questo olietto della marca Gizou, spero si pronunci così, è la Honey Infused Hair Oil, quindi per i capelli. È un olio per capelli, questa qua ragazzi è la mini size, perché la full size costa l'ira di Dio. A parte che il pack è qualcosa pack di spaziale e dovrebbe servire per rendere le punte soprattutto lucide. Voi sapete che una fissa nostra, oltre al make up e la skin care, sono i capelli, cioè proprio ne abbiamo una fissa, e questi qua dovrebbero aiutarli a splendere ancora di più. Sì, secondo me vanno solamente a ungere i capelli, ma no, no, già sono unti di loro. Ma no, devi metterti sulla radice, devi metterti sulle punte. Poi passiamo a quello che abbiamo comprato in store, anzi che ho comprato io in store. Partiamo dalle maschere, perché noi adoriamo farci le maschere quando abbiamo tempo, cioè mai, però vabbè, nel senso ci rilassiamo un sacco e ne abbiamo prese due. Questa parola non riesco mai a leggerla. Moisturizing and glowing, idratante comunque. E dovrebbe avere l'acido ialuronico. Il pack sembrava carino, quindi le proveremo. E insieme alle maschere ti davano anche da testare l'Olaplex, che dovrebbe fantastico, essere uno shampoo veramente top. Cioè, la commessa mi fa: guarda, se prendi la maschera ti danno anche lo shampoo. Faccio: va sì, bene, ma devi darmene due, perché se porto una maschera, uno shampoo per me e non per l'Alli, mi fa fuori. Se ci piace è la fine, perché costa tantissimo secondo me. Però sono sicura che ci piacerà. In realtà ero andata per questo prodottino, cioè la lip mask di Laneige. Noi ce l'abbiamo già in realtà, uguale identica, solo che Lauri se la porta a Milano, quindi avanti e indietro da Verona a Milano, e il weekend in cui è a Verona e io mi metto la lip mask, tipo le labbra, oh, fantastico. Quindi mi ha detto: ti prego prendimela, che sì, io senza di questo non riesco. Perché se no poi quando se ne va le mie labbra sono veramente veramente screpolate, si vede proprio la differenza. E c'è di tantissime fragranze, però quella che piace a noi è quella alla vaniglia. Sì, quella, esatto, frutti rossi è quella che spopola, non è proprio frutti rossi. No, non piace, però la colorazione era più bella frutti rossi, ci piace. Ecco, un altro prodotto per il quale ero andata è un prodotto per le sopracciglia, perché arrivo a Verona, ho finito la matita per le sopracciglia, il mio cuore ha fatto crack. Ce l'avevi già oppure no, è un diverso? No, è diversa. Ho la matita di Benefit, che però non mi trovo troppo bene, perché magari faccio così durante il giorno, va via. Ho chiesto alla commessa di consigliarmi un prodottino invece waterproof, mi ha dato questo. Bella, la Brow Pomade. Colorazione Natural Deep Brow. Brown, no brow. Voleva darmi la 4, ma la 4 era calda. Io ho detto no. Un altro prodottino di Gizou, ne avevamo proprio bisogno. Sì, ecco, un'altra ossessione sono le labbra. Questo prodottino, esatto, l'ho visto su TikTok e
TikTok, non dovrei dirlo. Siamo vittime della società. Del consumismo di TikTok. È un prodottino labbra, esatto, al miele. Che si chiama Honey Infused Lip Oil. E dovrebbe renderti le labbra pulpose. Mi piacciono tanto questi prodottini perché io magari metto i prodotti colorati un po' fuori le labbra, quindi poi sembra un clown. Invece questo anche se lo metti non si vede, quindi top. E questo rimarrà a Verona, ne abbiamo già parlato, perché costa 30 euro. Bisogna condividere. Magari domani mattina potresti non trovarlo. Nah. E poi un'altra sessione, questa crema di Sol de Janeiro, questa fragranza. Io l'ho utilizzata tutta l'estate, finita. È buonissima. Mi sei ne ho ricomprata una versione più piccola, finita anche quella. E si chiama questa, appunto, Brazilian Bam Bam Cream. E questa qui. Bam Bam. E bum bum. Sì, se non sapete che crema acquistare, questa è una valida opzione. Poi ci hanno dato un sacco di campioncini. Sì, allora, intanto Instantly Sexy Lips That Last Long Term Lip Plumper di Too Faced. Il lip plumper più famoso è minuscolo. Però vabbè, insomma, grazie. Tra l'altro è l'Extreme. Già quello di base pizzica tanto. Questo qua proprio ti fa venire la labbra così male. Però sono molto curiosa di provarlo. Te secondo me lì no, non lo provo neanche. E poi ci hanno dato due campioncini di profumo identici di Narciso Rodriguez, che daremo alla mamma perché è il suo profumo preferito. Rimanendo sempre in tema invece skincare, è arrivato un nuovo prodottino di IMIM, che come sapete è una delle marche che io personalmente amo di più. Sì, è una sessione per la skincare. Infatti ho sia i contorno occhi che sia gli occhi, che la crema viso, che la crema spot, diciamo di tutto e di più. Invece questa qui che è arrivata è la nuova crema per il collo, che è importantissimo perché comunque il collo fa parte comunque sempre del viso, quindi esatto, va curato. Assolutamente, se no sai loro sul collo che brutte. Questa qui in particolare si chiama la Firming and Sculpting Neck Cream. È sia per il collo che per il décolleté, è antirughe e ha all'interno il nostro amatissimo acido ialuronico. Se potessimo sposarci con una sostanza, acido ialuronico. Sì. Tra l'altro utilizza anche nostra mamma. Esatto. Ed è fantastica perché vabbè, a parte il pack che è nero ed è meraviglioso, in più profuma tantissimo ed ha una colorazione un po' gialla. Mamma mia. No, profuma davvero tantissimo. Buonissima. Sembra vaniglia. Mi sa di spa, non so sì, come non dire. Lo so. È una crema rassodante ed è adatta a tutti i tipi di pelle. Io veramente ve lo posso consigliare in prima persona perché li utilizzo ormai secondo me da più di un anno e mezzo. Quindi la mia pelle ne ha fatto esperienza benissimo. In ogni caso vi ricordiamo che questi prodotti sono acquistabili su Amazon oppure sul loro sito. Vi lasciamo tutti i vari codici sconto qui sotto in info box. Se lo sapete che crema acquistare, questa è la validissima opzione. In più ce ne sono anche ovviamente per il viso, sia notte che giorno, e anche quelle antirossore e per le imperfezioni. Questo secondo me è anche adatto per le pelle sensibili, perché l'Ali non è la pelle super sensibile. Esatto. Poi Laura è andata da Bijou Brigitte a prendere principalmente i piercing per il naso, perché la mamma li perde praticamente tutti i giorni, quindi ho fatto un po' di scorta perché altrimenti rimango anch'io senza. Sono semplicissimi, i brillantini. Mi chiede sempre: ma perché non metti l'anellino, metti il brillantino? L'anellino non ci piace, abbiamo preso questi tre. Questi tre, sempre brillantini, uno più piccolo e gli altri leggermente più grandi, ma sempre comunque molto dignitosi. E poi Lauri mi ha preso questi due orecchini che sono meravigliosi perché si possono utilizzare nel quarto, quinto, terzo buco, come appunto ce li ho io. Questi qua li avevamo presi da Marlou. L'ultima volta che ci siamo state non ce li avevano e poi siamo... Poi siamo ritornate, non ce l'avevo ancora, quindi gli ho visto e ho detto vabbè, glieli prendo la Ali, che so che li cerca da tanto. Questi costavano 6,95 euro e questi invece 9,95 e 14,95. Poi sono entrata da Victoria's Secret dopo anni che non entrava da Victoria per vedere se ci fossero delle offerte. Ragazzi, ovviamente c'era. E invece oggi c'è l'evento nello store in via Mazzini dove ti fanno gratuitamente incidere il tuo nome su tutte le cose. Va bene, lo stesso pietoso. Comunque ho preso due profumi della medesima fragranza perché se ne prendevi due ti costava 29,90 euro anziché 24 euro al prodotto. Si chiamano i Bombshell Intense, da portare nella borsa dell'università per ripassarsi il profumo durante la giornata. Secondo me è buono. Stra buono. Ho preso quello più piccolino da portare nelle borsette, quelle per uscire. Sempre stra figo. Roll è molto comodo. Roll, fai così, sei tutta super profumata. Però io onestamente preferisco quello a spruzzo. No, io quello a roll penso. Cos'è un... Perché questo qui se lo spruzzi poi sui vestiti si sporcano. Però a me piace anche che i profumi vestiti. Beh, solo a te. Poi c'è arrivato un mega pacco da SheGlam che abbiamo messo all'interno di questa tote bag perché sono veramente tantissimi prodotti che utilizzeremo e finiremo tutti. Sì, abbiamo deciso di suddividere i prodotti in macro aree, altrimenti non ce la cavavamo più. Iniziamo dai correttori di tre diverse linee. Questa qui è la prima, la Perfect Skin High Coverage Concealer, quindi correttori ad alta copertura, e abbiamo preso in due colorazioni nude e honey, speriamo siano quelle giuste. Poi altre due linee, ovvero Complexion Boost Concealer
concealer con una compresa abbastanza elevata, sempre honey e nude. Quindi speriamo che i colorazioni vadano bene, se no abbiamo sbagliato tutti i correttori. Poi abbiamo preso la Like Magic 12 ore full coverage concealer. Ma qua ci sono due colori che io volevo provare da tantissimo tempo, ovvero il verde per contrastare i rossori e il peach per contrastare le occhiaie. Per spalmare tutti questi correttori ci sono arrivate due diverse makeup sponge, una rosa e l'altra semplice verde con la faccia dell'aliero. Ciao! Con scritto Shiglan dietro. Cioè, io avevo una magliettina con la faccia dell'aliero. Sì, era qua da troppo Tumblr. Invece questa qui è multi-shaped. Poi qua. No, bellissima. Strabella. Sembra un diamante. Step numero 2, il contouring. Ci sono arrivati due liquid contour. Uno colorazione Golden Sun e l'altra Soft Tan. Io probabilmente prenderò la Soft Tan perché è fredda. Funzionano veramente da Dio e si sfumano in 3 secondi. Quindi anche la mattina, se avete poco tempo, fate così. Spugnettina e avete fatto. In più ci sono di tantissime colorazioni, sia calde che fredde. E poi passiamo al mio prodotto, penso, makeup preferito, i blush. Versione liquida sono dei must di Shiglam, di 3 colorazioni: Petal Talk, On Point e Love Cake. E sono secondo me tutte fredde, cioè sì, ci stanno stra bene. On Point mi sembra proprio da Barbie perché è sexy. E poi uno nuovo da provare, Love Dive. E colorazione Your Peachy. No, ma è proprio bello. Super acceso. Anche se la colorazione non è proprio peachy, mi sa più fredda. No, non andare in escandescenza è un'ape. Illuminante, ci è arrivato il liquid highlighter colorazione vaniglia frost. Anche questi sono veramente fantastici, anche per andare a scuola, perché sono luminosi però non eccessivamente. No, è bellissima questa colorazione. Sì, è proprio bella. Poi ci hanno mandato tutte colorazioni fredde che noi perfetto adoriamo. Un'altra cosa che in realtà non è un illuminante per il ma viso, sì, per il corpo. Go Go Glow Highlighting Body Mist. È sempre una boccetta di profumo, ma in realtà spruzza glitter. Ed è veramente wow! Cioè, bellissimo, perché voi ve li spalmate su tutto il corpo facendo così. Poi ci sono arrivate due ciprie. Sono entrambe la Insta Ready Face and Under Eye Setting Powder Duo. Solamente che questa qui è la nuova colorazione rosa, mentre questa qui è quella classica. Infatti si vede anche benissimo dai pack. Ma poi abbiamo due eyeliner. Uno è il Pro Precision Waterproof Liquid Eyeliner. E uno invece dovrebbe essere di una collezione nuova, perché non l'ho mai visto. Dovrebbe essere marrone, perché il pack sembra marrone. Ah, questo qui secondo me è anche abbastanza semplice da poter iniziare a mettere. Pensavamo fosse un eyeliner marrone, invece è una matita marrone. Però in realtà può essere utilizzato anche come eyeliner se sia un pennellino molto sottile da sfumare. Poi ci è arrivato anche un bel mascara, di questo qui ce l'ho già e lo utilizzo tantissimo, infatti mi è appena finito. È l'All in One Volume Elect Mascara. Poi abbiamo due prodottini per le sopracciglia, le mie amate sopracciglia. Abbiamo una Mechanical Pencil e poi un kit per fare le soft brows che non sono in grado di fare. Voi fate praticamente così e poi le tirate in su per dare un po' più di volume. Poi ci è arrivato il Lip Dazzle Glitter Kit, dove ci sono tantissimi glitter e anche la colla per poterli applicare con due pennellini. Peccato, pensavo fosse la matita quella glitterosa di Shiglam, che è meravigliosa, invece è semplicemente una matita no, rosa. No, Ale, brava mia famiglia. Vabbè. Poi ci sono arrivate delle palette. Abbiamo la palette Wonka Bar, che è stupenda. Rispecchio ovviamente la tavoletta di cioccolato di Willy Wonka. Ed guarda, è fatta così. E poi ci è arrivata un'altra della Vinyl Pulp Color Palette. Questa qui è la colorazione rosa sonata, che è stupenda. Queste palette sono bellissime perché sono piccoline, quindi facili da poter portare in giro. Sembrano proprio dei vinili. Finally, i prodottini labbra. Ci sono arrivati questi gloss che appartengono alla collezione di Harry Potter. E rappresentano le pozioni magiche utilizzate in Harry Potter. E anche un'altra cosa per le labbra, che dovrebbe essere una sorta di maschera, è sempre a tema Harry Potter. Esatto, è la Magic Cauldron Lip Mask, perché ha la forma proprio di un calderone. Poi, prodottini labbra, Put Perfect Shine Lip Plumper. Questa qui colorazione Sepia Kiss. Come lip plumper non brucia assolutamente, e ve lo posso dire. Questo dovrebbe essere un olietto. Li ho utilizzati tutti. Sono Jelly Wow. E ci sono di tantissime colorazioni. Questo qui ha proprio anche una fragranza fragola, sì, buono. E poi questa collezione di Shiglam, di cui abbiamo tantissime colorazioni, di rossetti matte. E poi una lip liner per delimitare il contorno delle labbra. Serve sempre. E penso che abbiamo, cioè, abbiamo tantissime cose da sistemare nella nostra makeup collection. Poi passiamo a Pandora, dove Laura ha fatto acquisti matti disperati. Quando è uscita la nuova collezione di Game of Thrones per Pandora, ho detto: l'ha fatta per me, io sono la fan numero uno. Ho preso il set composto dall'anello del drago, i draghi dei Targaryen, e la collana. La cosa che non mi piace di questa collezione è il dettaglio rosso, cioè per me a me piacciono perché comunque riprendono il colore del fuoco. Secondo me hanno fatto una collezione troppo incentrata magari sui Targaryen, cioè mi sembrava più House of the Dragon che Game of Thrones. Però comunque io l'ho apprezzato, ovviamente ho comprato due prodottini. Poi ci sono arrivati due libri dalla HarperCollins, che noi non vediamo l'ora di poter leggere. Non vediamo l'ora che arrivino le vacanze per poterci
dedicare un po' alla lettura. Il primo è di Sara Penner ed è Il Circolo Segreto dei Misteri ed è un romanzo. Sinceramente, c'è già la copertina, sembra qualcosa di mistico, bellissimo. Ma le copertine dell'HarperCollins sono veramente super estetiche e bellissime. È un romanzo, diciamo, abbastanza storico perché è ambientato nel 1873. Comunque questa qui è la trama, se siete interessate. E è un po' gothic, un po' mysterious. Oh, ne parliamo? Questo qua piace a noi. Esatto, non so che lo leggerò io. E questo poi, è meraviglioso. Che bello. Cioè, guardate i dettagli ai lati della pagina. Merita, guarda che bello. No, cioè, bellissimo, è ambientato in Malesia. Si chiama La sposa fantasma di un uomo un po' incomprensibile, quindi ve lo lasciamo leggere voi. E questa è la trama, che ragazzi puoi leggere, è veramente qualcosa di super rilassante, sì, che ti apre un po' la testa e te la fa staccare anche dai social network. E poi a me sinceramente questi libri piacciono tanto, cioè io i romanzi un po' particolari, non magari sempre quelli soliti, mi piacciono molto. Sembra di vivere in un mondo parallelo. Ci fa staccare la testa dalla realtà. Però trovi anche un sacco di collegamenti, secondo me, con la vita reale. Basta, sono troppo filosofica. Basta. E poi ovviamente quando le leggeremo vi faremo una bella recensione su TikTok. Infatti Laura ha fatto una piccola recensione di gli ultimi libri che ha letto dell'HarperCollins quest'estate. E mi sono piaciuti uno più dell'altro, soprattutto La Dama dei Corvi. Poi passiamo invece alle scarpe, dove abbiamo prese due, una più diversa di quell'altra. Sì, io ho acquistato delle scarpe da ginnastica per rimpiazzare le mie Nike bianche. Queste sono della marca Ali DC. Sono le Manteca For. E hanno tutti i dettagli rosa. L'unico problema è che sono piccole, cioè io ho preso il 39, io sempre il 39 in tutte le scarpe, queste evidentemente no, quindi vabbè, le spediremo indietro per fare il raid e prendere un 40. Io invece ho questi stivali di Shane che però sono 39, quindi li può mettere anche la Auri. Sono comodi, sono comodissimi, li ho indossati l'altra sera per andare a ballare, non scendono. Top. Assolutamente, le lunghe sono abbastanza, quindi alti, con i vestiti un po' più corti ci stanno. Poi hanno un bel platform, no, no, per quelli che sono comodi. Sì, mi sentivo finalmente un 1,75 m, ero felicissima. Top! E invece adesso passiamo a tutti i completini nuovi che ci sono arrivati di Oceans Apart, alcuni dei quali li abbiamo messi anche per fare il nostro evento a Romix. Infatti iniziamo proprio da quello lì, era composto, diciamo, da questo top, io l'ho preso azzurro, invece Auri ce l'aveva identico ma nero. Composto poi da una gonna comodissima, cioè, la lunghezza corretta, e poi composto da questa sorta di blazer corto, il mio completino che è esattamente identico solo in versione nera. Poi ho preso il set composto da questo top e i pantaloni neri comodissimi. Io questo set ce l'ho già, lo utilizzo da tempo e i pantaloni sono fantastici. Li ho messi ieri sera, sono non troppo vita alta, comodi, leggeri, tutto bellissimo, stupendi. Io invece alcuni set li ho portati a Milano, quindi magari li farò vedere su TikTok. Però ho preso uno composto da questi pantaloni e sopra invece l'ho portato a Milano, ma questi pantaloni, allora sono, diciamo, dei pantaloni, Mario, non pantaloni. Allora, io li ho pensati da mettere in spiaggia perché altre occasioni, certo, onestamente non mi viene in mente, però la maglia è bellissima, è lo stesso concept, però ovviamente sotto ci si può mettere un top. Anche magari la maglietta ve la faccio vedere meglio su TikTok perché l'ho portata a Milano. Io invece poi ho preso questo set tutto rosa composto da questo top monospalla. I top di Oceans sono stati i nostri migliori amici quest'estate. Cioè, strabello, rosa chiaro. Abbinato poi al cappellino rosa fucsia. E poi questi pantaloni un po' cargo con delle fiocchettini che cadono un po' giù. Insomma, rispecchiano la moda attuale. Poi un altro completino che invece abbiamo preso uguale. Sono i Shania. Sono comodissimi, sono dei leggings però che si aprono a zampa sotto. Cioè, sono per noi questi gli unici leggings possibili, immaginabili. Sì, perché sono comodi e poi, fatalità, non mi stanno lunghi. No, è vero. Sono perfetti. È vero, io l'ho preso questa colorazione un po' petrolio. Io l'ho preso plum, colorazione deep plum. E poi sopra si abbinava questo top con le spalline infatti un po' più larghe, però questo qui è un top molto sportivo da andare in palestra, appunto. Sì, io ce l'ho, stessa colorazione di leggings, però l'ho messo la vibe. Poi ultimo set mio sono questi pantaloni della tuta verdi militari con il body è bellissimo, ha una manica lunga e l'altra non ce l'ha proprio, quindi è fatto così. Ci ho messo un pochino a capire come indossarlo. Secondo me la cosa poi che Oceans Apart ha è l'accortezza di mettere nella parte dove non c'è la manica gli antiscivolo, quindi, cioè, non vi vanno né giù né su, è perfetto veramente, ma hanno un'accortezza nei dettagli, sì, che pochi brand hanno. Poi anche la cuppa interna, letteralmente adesso abbiamo addosso tutte robe di Oceans, sia i pantaloni che il top e il body. Cioè, noi adoriamo veramente questa marca, sì. Se avete l'opportunità di acquistare qualcosa dovete assolutamente coglierla al volo. Infatti ogni tanto mettiamo sia su Instagram che su TikTok i nostri codici sconto, quindi seguiteci lì per rimanere sempre aggiornati. Esatto. Poi abbiamo preso a Romix due portachiavi uguali di Star Wars, sono i Pocket Pop e sono di Mandalorian. Abbiamo preso The Child,
bambino. Bellissimo, io non l'ho ancora aperto. Poi ci sono arrivate, visto che noi collaboriamo e utilizziamo tantissime piattaforme di Studia con noi, ci sono arrivate le magliette. Esatto, sono colorazioni arancione, non in palette, però per Studia con noi va benissimo. No, ma sono bellissime, la colorazione è stupenda e le indosseremo nei prossimi contenuti. Esatto, e poi sono stracomode, ci piacciono un sacco. Sì, sì, ricerche intelligenti, perché appunto è una piattaforma, sì, di cui ve ne parliamo molto su TikTok e su Instagram, che adoriamo ed è perfetta per gli studenti che vogliono impegnarsi, che creano dei bei schemi, che vogliono caricarli, che vogliono mettersi a disposizione con altri studenti per aiutarli, quindi diventare il loro tutor. Insomma, noi le adoriamo. E poi è 100% cotone Auri. Fantastico, infatti si sente con bel materiale. Questo cuore. E tra le altre cose ci siamo fatte anche un nuovo piercing, sia io che Lauri che la mamma, è il Dice. Non so neanche se si veda. Sì, si vede, si vede. E fra 2 mesi metteremo l'anello, che è davvero la cosa che ci interessava. Anche io ovviamente ho fatto il piercing e anche io non vedo l'ora di mettere l'anellino, quello un po' sbelluccicoso, ma questo deve esserci per evitare che vengano infezioni, perché l'anellino è più soggetto a infezioni. Il video termina qui. Spero tanto che vi sia piaciuto. Fateci sapere qual è stato il vostro acquisto preferito. E noi abbiamo ovviamente una pazzia per la skincare, ormai lo sapete benissimo. Sì, ma diciamo che forse la skincare sta superando il make-up di gran lunga. Che a 50 anni, cioè, voglio avere della pelle di una ventenne. Noi vediamo appuntamento giovedì con il prossimo video. E la salutiamo 10 persone l'anno, al video precedente. Camilla, un bacione. Teresa, un bacione anche a te. Livia, un bacione. Alice, un bacione anche a te. Michelle, un bacione. Sara, un bacione anche a te. Angie, un bacione. Sara, un bacione anche a te. E per ultima Rebecca, un bacione. Ci vediamo giovedì. Ciao.